oggi vi vogliamo presentare una delle meraviglie di quella cucciolata che è stata abbandonata. Smetti di guardarti intorno, che è stata abbandonata in quel periodo in cui la pagina era chiusa davanti al rifugio. Di loro abbiamo parlato pochissimo, ma sono tanti. Perché ridi? Come faccio a parlare con loro che ghignazza lì dietro? Perché mi ha detto smettila di guardarti intorno? Perché tu lo fai apposta e ti guardi qua di là, perché io non c'è niente da guardare. Ma guarda che bella, mi hai fatto guardare il filo. E l'abbiamo chiamata Orsetta perché sembra davvero un orsetta. Ed è di quella cucciolata la più piccolina, ma la più vivace. È una vera meraviglia, molto allegra, molto simpatica, molto egocentrica, ma con i suoi fratelli viene un pochino messa sotto perché è la più piccolina. È una montagna di pelo, con un musetto a punta. Starei dicendo che il pelo è del passo del Caucaso, ma veramente in miniatura, stai attento. Ed è una valanga di pelo, no? Allora, stavo dicendo, è bellissima, certo. È una femminuccia, non ancora sterilizzata perché non ha ancora avuto il primo calore, avrà 7-8 mesi, era piccolissimi quando, erano piccolissimi tutti quando sono stati recuperati. Ehi, orsetta? Sembra davvero un orsetto. Il carattere è molto simpatico perché lei è piena di energia e di vitalità e di entusiasmo, per niente timida. Ma essendo, come dicevo prima, un poco piccolina, e vuole accarezzata, vuole baciata, vuole coccole, vuole essere tanto coccolata, tanto baciata, e vuole giocare tantissimo. Allora, adesso è proprio giunto il momento di presentarli. Cominciamo da lei, perché lei è bene che parta prima degli altri, così che non viene bacchettata dai fratelli più grandi, ed è anche la più carina. L'abbiamo chiamata così perché sembra veramente un orsetto in miniatura. Che dici, Tony? È vero, io un orsetto in miniatura, sì. È vero, ma io ho un lupetto, una lupetta in miniatura la vedo, però va bene, dai, ognuno ha le sue idee, giusto? Io ok, la vedo. Allora chiamate per lei, dolce, piccola, futura taglia, media. Media, 12 media. Kg, adesso ne pesa pochi, ma ne peserà 8-9, ma deve ancora crescere sicuramente. E che cosa ancora possiamo dire di lei? Di lei che chi la prende gli darà tanto amore, perché lei è dolcissima, è la più dolce del gruppo. Sì, che... lei è la più coccolona, ma è anche la più egocentrica, e questo che ha i nervi ai suoi fratelli, che si mette sempre in mezzo, è una prezzemolina. Particolarmente sveglia, sempre i miei cani prediletti, particolarmente sveglia, vispa ed intelligente, oltre che bellissima. E allora chiamate per questa piccola orsetta. E perché poi quando viene presa in braccio si lascia andare, eccola qua, è un'orsetta veramente, una microbase di orso. Telefonate per lei perché ne vale la pena ed è bellissima.